E ora passiamo ad un'altra regione, nel Lazio, con il nostro Luca Chianca, che ha scoperto che i tamponi poi non è che funzionassero così regolarmente, ma pare che nessuno lo aveva scoperto, l'ha scoperto lui. Su circa 70.000 decessi da inizio pandemia, dal 1 ottobre ad oggi abbiamo perso ben 35.000 persone, l'esatta metà. Crisanti, ad agosto, aveva proposto il suo piano al governo, che prevedeva di potenziare i laboratori e incrementare i tamponi molecolari. Io avevo ipotizzato che a fine settembre avremmo avuto circa 3.000 casi e poi sarebbe scoppiato, come è esattamente accaduto. Lei scrive questa proposta quando? Ma guardi, io la concepisco tra il 10 e il 15 agosto, ne parlo col ministro D'Inca e con Sileri. Loro? Ma loro mi hanno detto che l'avevano poi girata al CTS. E il CTS che fine ha fatto questa? Nulla. Paolo vive a Roma, è positivo alla fine di settembre. Finita la quarantena, deve fare il tampone per decretarne la fine. Va a Fiumicino al drive-in, aperto 24 ore al giorno. 3 ore e mezza circa di attesa, scopro che lì facevano soltanto i tamponi rapidi, cioè non il tampone molecolare che era prescritto dalla... E te ne vai. La mattina dopo vado al campus biomedico. A quel punto inizia un po' il calvario. Cioè, ore più o meno di attesa? E non meno di 6. Rinuncia e il giorno dopo prova al drive-in da poco aperto all'istituto zooprofilattico, dove filma una coda interminabile. La protezione civile che lanciava bottigliette d'acqua. Decido di andarmene e un amico mi dice: no, io a Viterbo ho fatto un tampone in un'ora. Fantastico. Beh, mi dico, mi faccio due conti e dico, mi faccio una passeggiata a Viterbo. Quando va sul sito della Regione Lazio per consultare l'esito del test, trova un doppio referto. Io trovo due referti. Cioè? Uno positivo e l'altro negativo. Panico. E allorché chiamo il laboratorio che aveva fatto le analisi. E che ti consigliano di fare? Mi consigliano di strappare uno dei due, perché secondo loro c'era stata una sovrapposizione con un altro utente. Anche Ilaria è rimasta impigliata nel sistema messo in piedi dalla Regione Lazio agli inizi di novembre. Il 6 novembre vado a fare un tampone molecolare presso il drive-in di Casal Bernocchi e aspetto giorni che diventano più o meno 20 giorni. E perché quando è arrivato il referto? Il 24. Quando arriva il referto, scopre che le analisi sulla presenza del virus le avevano fatte ben 10 giorni dopo il tampone. Mi sono domandata, ma questi tamponi quanto sono affidabili dopo 16 giorni, 20 giorni? L'affidabilità dipende da come viene conservato il tampone. L'Istituto Superiore di Sanità dà indicazioni molto chiare. Se il campione viene processato dopo 48 ore, va conservato a meno 80 gradi. In quanti seguono questa indicazione? L'abbiamo chiesto al San Raffaele della Pisana, dove hanno processato il tampone di Ilaria. Come mai uno fa il tampone il 6 e voi lo processate 10 giorni dopo? 10 giorni, sì. Perché abbiamo avuto un problema di smaltimento di tamponi. Un tampone del genere come viene conservato qui dopo 48 ore dal... Va conservato a più 4 gradi. Non a meno 80? No, assolutamente no. Tiriamo fuori il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. I campioni devono essere inviati immediatamente al laboratorio o in alternativa possono essere conservati in frigo a 4 gradi per un tempo minore di 48 ore. Se il campione non può essere processato, va conservato a meno 80. Questa è una cosa da rivedere. Perché voi non lo fate comunque. No. Presidente, assessore, buongiorno. Luca Chianca di Report. Sì, ciao, buongiorno. Volevo sapere come conservate i tamponi dopo le 48 ore dal prelievo. Adesso, diciamo, poi con calma la facciamo quando... Con calma, sono 2 settimane che le chiedo l'intervista. La facciamo adesso, è una domanda molto semplice. No, adesso... A che temperatura conservate i tamponi dopo le 48 ore allora, dal prelievo? Questa è una domanda dei tecnici e dei laboratori, per cui quando
diciamo, sentiremo loro, poi ti risponderanno. Perché a me risulta che fate tutto a 4 gradi. In realtà l'Istituto Superiore di Sanità chiede di farla a meno 80. Significherebbe che tutti i tamponi analizzati fino adesso in Regione Lazio sono poco attendibili. Ma infatti su questo vorrei avere una risposta da lei. Assessore, si fermi, no? Perché stiamo facendo... Un attimo. Sì, ma questa è una materia di tecnici di laboratorio e lo verificheremo con loro. Mi impegno a farlo. Facciamo parlare con i tecnici. Grazie. I tecnici ci confermano che i tamponi che devono essere processati ancora possono essere conservati a più 4 gradi per un paio di giorni, al massimo si tollera il terzo e il quarto giorno, poi bisogna assolutamente metterli a meno 80. In quanti seguono queste procedure? Insomma, abbiamo visto che gli schemi sono saltati nei mesi di ottobre e novembre, quando c'è stato il grande ritorno della pandemia, però la domanda è lecita: in quanti hanno processato i tamponi regolarmente? Ora, se si può giustificare il fatto che le regole siano saltate per gli intasamenti, quello che non è giustificabile è che ci siano strutture invece che non conoscono, come ha dimostrato Luca, come si processa un tampone, quali regole devono essere seguite. Il professor Crisanti, proprio in piena estate, prima che si sviluppasse il ritorno della pandemia, aveva proposto di, in un piano, aveva scritto anche ai ministri, al comitato tecnico scientifico, aveva proposto di istituire una quarantina di laboratori tra fissi e mobili in grado di processare fino a 400.000 tamponi molecolari al giorno, quelli più attendibili. Noi oggi in piena pandemia ne processiamo sì e no 200.000. ecco, se si fosse seguito quella indicazione, quanti morti in meno avremmo potuto contare? Non lo sappiamo. Abbiamo invece preferito imboccare la strada del tampone rapido, la strada degli appalti in tutta Italia di circa 200 milioni di euro per questi tamponi rapidi. È una delle strade che ha seguito per esempio il Veneto, che proprio in questi giorni è quella che conta più contagi e più morti. I'm feel good. Il Veneto in questa pandemia è sicuramente una delle regioni più virtuose, tanto da rimanere sempre in zona gialla. Durante l'estate, tra le cose realizzate, una ha sicuramente fatto la differenza: più terapie intensive di quante richieste dal governo stesso. Questa sembra una cosa fantastica, no? Però di fatto che cosa crea? Crea un effetto paradosso, perché non saturandosi i posti di rianimazione e quindi non raggiungendo il livello critico di soglia, diamo più possibilità al virus di trasmettersi, perché non implementiamo tutte quelle misure delle zone arancioni e rosse. Però lì abbiamo più opportunità però di contrastarlo in ospedale. Ma il virus non si contrasta in ospedale. Il virus si contrasta o con la sorveglianza o con le restrizioni. Il Veneto è anche la regione che esegue più tamponi di tutti, circa 55.000 al giorno, di cui quasi 40.000 rapidi. Ma la settimana scorsa, tra nuovi contagi e morti, la regione guidata da Luca Zaia ha registrato numeri da record. Se si tratta di parlare di un caso Veneto, decisamente no. Nel senso che poi i numeri li vedremo alla fine. Siamo la regione che di fatto ha fatto sempre tesoro del fatto della tracciabilità. Ovvio che poi ci possono essere dei casi nei quali non arrivi, ma facciamo anche tanti tamponi. Senta, quanto può dipendere dal fatto che voi comunque siete anche la regione che fa più test rapidi in assoluto? Da questo fatto? Sì, calcolando che hanno un range, no, di... Ma i test rapidi, guardi, di errore, no? Sono certificati... No, intanto cominciamo col dire che noi facciamo una mole di test molecolari pari o anche superiore alle regioni che hanno più abitanti di noi. Quanti ne fate di molecolari? Ma noi mediamente abbiamo un potenziale di 30.000, ma mediamente ne facciamo 18-20.000 al giorno. Ok, di rapidi? Di rapidi ne facciamo anche 40.000. Quindi c'è, cioè, la fetta maggiore è quella, no? Sì, ma lei mi deve capire che se non fai i rapidi resta una foresta inesplorata. Vero, ma della foresta esplorata il problema è quello dei falsi negativi che non vengono intercettati dal tampone rapido. Di fatto, se io faccio il test rapido a 1.000 persone e là dentro ci sono 20 positivi, se a secondo del test rapido che faccio ne manco da 6 a 10. Cifra enorme.
È una cifra enorme, specialmente se l'obiettivo che vogliamo raggiungere col test rapido, per esempio, è quello della protezione di ambienti vulnerabili. Come quello di Maria Elena, un'anestesista di Padova, oggi in quarantena insieme a tutta la famiglia perché uno dei suoi figli si prende il Covid. A quel punto voi tutti fate dei tamponi, che tamponi fate? Allora, io e mio marito facciamo dei test rapidi. Da cui emergerebbe cosa? Mio marito risulta negativo, anch'io, e mio marito il giorno dopo cominciano i sintomi e quindi falta il molecolare che risulta invece positivo. Come il collega anestesista del 118, che come da routine ha fatto lo screening voluto dalla regione. Io ho fatto il tampone rapido di screening di reparto giovedì 3 dicembre, che il risultato è negativo. Poi venerdì 4 dicembre è seguito il tampone molecolare e faccio il mio turno di guardia. Domenica mattina alle 9.27 mi è avvertito dalla medicina preventiva che il mio tampone molecolare è positivo. Ecco, lei però nel frattempo è andato in ospedale, è entrato in contatto con i suoi colleghi e con pazienti. Sì, certo. Alcuni dubbi li hanno posti anche i suoi del CTS regionale, no? Sulla attendibilità di questi test, giusto? Lei ha preso nota e ha chiesto al governo centrale, no? Per noi è un qualcosa che hanno detto a Roma sul dubbio. Al momento posto. Penso che non si siano assolutamente espressi. Al comitato tecnico scientifico bocche cucite sull'attendibilità dei tamponi rapidi. Tuttavia Zai aveva puntato proprio su questa tecnologia per cercare di fermare il virus. Ora ci chiediamo, ma il cocktail di inaffidabilità del tampone rapido con il fatto che il Veneto sia rimasto a zona gialla e quindi non ha adottato misure restrittive, quanto ha inciso sulla diffusione del contagio e sul numero dei morti? Oggi il Veneto in questa seconda ondata rispetto alla media dei decessi pre-Covid tra il 2017 e il 2019 ha visto un aumento del 44%. A marzo l'aumento era stato del 39%. Ora non è in affanno con i posti nelle terapie intensive, ma il 50% dei pazienti che entra lì dentro muore. Crisanti dice il virus va fermato prima di entrare in ospedale con il tracciamento del tampone molecolare, che è più affidabile. Se usi quello rapido, lo usi anche sugli operatori sanitari, come abbiamo visto dalle interviste di Luca, rischi di mettere in crisi la stessa struttura e di infettare anche, oltre che gli altri operatori, anche i pazienti. Ora Zaia sta provando ad introdurre un test, un tampone rapido più efficiente. È l'implicita ammissione che quelli precedenti forse non lo erano, e ha chiesto ai cittadini di non uscire più dopo le 15. State a casa. E ora passiamo ad un'altra regione, l'Abruzzo, dove il governatore invece ha deciso in maniera autonoma, appena aveva visto i contagi schizzare, di autoproclamarsi zona rossa. 6.000 tamponi che servono a... Bentornati, ora andiamo in Abruzzo, dove il governatore, appena visto schizzare i contagi, si è autoproclamato zona rossa e ha organizzato 2 settimane fa la più imponente operazione di test d'Italia dopo l'esperienza di Bolzano. 300.000 abitanti in coda all'Aquila. ...186 morti ci sono stati, 7 il numero, nel primo lockdown. Sì, no? Il numero di morti è esponenzialmente superiore alla prima ondata. Che arriva a numeri paragonabili a Milano. Cioè uno su 30... Nella densità, sì. Un aquilano su 30 ha contratto il coronavirus, il Covid. Non ho esitato a dire a un certo punto l'Aquila era diventata la nostra Bergamo. Ai primi di dicembre, nella provincia dell'Aquila, fortemente colpita dal Covid, la regione organizza il secondo screening di massa italiano, dopo l'esperienza fatta a Bolzano. La differenza è nella partecipazione. In Alto Adige va a 2/3 della popolazione, qui meno di 1/3, e all'Aquila sono andati in 23.000. Questo screening massivo oggi ha dato all'Aquila un risultato che è solo lo 0,23% di positivi.
Però su quanti test? Su 23.000 test, che sono pari a un terzo della popolazione. Effettivamente pochino, ma pochino pochino. Avrei sperato anche io che fossero il doppio, ma non considererei un terzo così pochi. In realtà eravamo di più di quelli che, ci sono adesso. È molto lenta la situazione a scorrere. Noi sì, abbiamo 77 e stiamo qui dalle 9:30, così come gli altri ragazzi. Dalle 9:30? Sì. Sono le 11:46. E stanno tipo al 40. C'è incertezza, le persone non sanno se aspettare, se allontanarsi, se stare qua a congelarsi. Anche al centro dell'Aquila c'è fila, ferma da un po'. Dico, sono finiti i tamponi? Sì, abbiamo fatto 100 tamponi, ma ce ne andiamo andati a riprendere. Non eravate organizzati per più di 100 persone? No, la verità è che non ce ne siamo accorti noi. Ma perché se ne portavano 1.000 di tamponi stamattina, quelli che avanzavano se li riportavano stasera e li riportavano domani mattina, non facevano prima. Dimmelo tu, o no? Certo. L'Italia, questa è l'Italia. Buongiorno. Arrivederci. A differenza di Bolzano, in Abruzzo, dopo un primo tampone rapido hanno verificato con quello molecolare e non tutti si confermano positivi. Abbiamo trovato già 38 negativi. Quindi falsi positivi? Su? Su 319, consideri che 79 dobbiamo ancora avere il referto. Quindi il falso positivo è... almeno il 15%. Quanti non sono stati beccati perché falsi negativi? Se noi vogliamo interrompere la catena, dobbiamo farlo in maniera efficace. Questo non è efficace. A lei le sembra così inutile che 250 persone sono state... Non è l'obiettivo di un lavoro del genere. L'obiettivo di un lavoro del genere è molto più alto. No, va a interrompere una catena. Cioè io non devo fare una pubblicazione sull'Lancet. No. Allora, se si fa il test di massa una volta sola, con un test rapido che ha una sensibilità del 70%, se io ho 1.000 persone infette, me ne rimangono 300 di queste persone infette. Che cosa succede? Che dopo 10 giorni sto allo stesso punto di prima. All'Aquila si parte con 640 positivi al 1 di ottobre, per arrivare in 2 mesi a 10.000 positivi. Adesso la media dei casi all'Aquila per abitante è nettamente al di sopra di quella nazionale. Com'è possibile? Potrebbe essere mancato la tempestività nel dare i risultati. Perché? Perché la maggior parte dei tamponi della provincia dell'Aquila venivano processati da Teramo e da Pescara, il che portava a avere dei referti in ritardo. L'unico laboratorio pubblico che processa tamponi in tutta la provincia dell'Aquila è quello dell'ospedale San Salvatore. L'unico macchinario esistente per processare i tamponi viene utilizzato in gran parte per i pazienti ricoverati. Gli altri tamponi li inviano a Teramo e quando finiscono i reagenti li girano a Pescara. È successo a ottobre. Questi ritardi sui tracciamenti possono aver inciso sulla diffusione del virus all'Aquila? No. No. Dopodiché, se i 1.000 tamponi che servono all'Aquila si fanno processare a Teramo, non cambia niente. Ha cambiato, no, ci hanno messo più tempo. No, lo dice lei. Lo dice lei. No, più lo dicono i medici sul territorio. Ma anche lasci perdere le stupidaggini, perché il referto si manda via mail. Quindi che cosa cambia se il referto viene fatto ad Avezzano, all'Aquila o a Teramo o a Roma? Il tampone lo devi portare. Che cosa cambia? Ci vuole mezz'ora. Se a Teramo processano anche altri tamponi. Ci mettono il tempo che ci mettono. Non c'è una persona in provincia dell'Aquila, come in tutto l'Abruzzo, che avendo bisogno di un tampone, perché il medico lo prescrive, non gli venga fatto il tampone. Punto. C'è chi lo faceva al privato pagando? Sì, tanti. Quindi molti hanno rinunciato a farlo al pubblico? Sì, ci sono rivolte a strutture private pur di farlo prima, anche andando all'Aquila a farle. Quindi 50 km di autostrada, andate e ritorno, le code per fare un tampone privatamente all'Aquila. Quindi l'ASL non è riuscita a garantire tamponi per tutti? Per tutti, no. E pensare che a maggio, prima dell'estate, era stato fatto un bando per 2 nuovi macchinari dedicati a processare i tamponi nel laboratorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Ma come abbiamo visto, ne è arrivato uno solo ed è insufficiente. Oh, e lei insiste che non ci siano laboratori, ha questa tesi. O rispetta le cose che dico e la verità dei fatti, oppure è inutile che discutiamo. All'Aquila abbiamo aperto un laboratorio che non esisteva. Il laboratorio dell'Aquila, dell'ospedale, c'era? Sto dicendo oltre a quello. Non c'era, non faceva, non era autorizzato e non era attrezzato per fare questi tamponi.
Come glielo devo dire? Quando è stato aperto il laboratorio di cui lei parla? Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. So che lei ha un'intervista con il direttore, cioè, glielo può chiedere. No. Il laboratorio dell'Aquila già aveva la sua macchina. Aveva una macchina che abbiamo acquistato, ripeto, con questa gara di maggio. Quando è arrivata la macchina? La macchina è arrivata a maggio, quindi è arrivata a giugno, maggio-giugno. Quindi il laboratorio già c'era e la macchina c'era. Sì. Con la prima ondata. Sì. A giugno, luglio, agosto, settembre, qualcuno ha pensato di aprire un altro laboratorio? Sì. Ed è stato fatto? Sì. Non, abbiamo acquistato due macchinari, ce ne hanno consegnato uno. Quindi se lei pensa che alzo il telefono e dico «Hey John, mandami il laboratorio pronto e fatto e lo compro», ma lei pensa che siamo tutti scemi. Il macchinario mai arrivato è quello che doveva andare ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, dove durante il picco la situazione è stata ancora più grave. Quasi un disastro. Qui ad Avezzano abbiamo aspettato anche una settimana per poter fare un tampone dell'ASL. Oggi la regione Abruzzo è arancione e ambirebbe anche a diventare gialla. Il sanguigno governatore Marsiglio dice: non è che se tu chiami John e gli chiedi una macchina per processare i tamponi, John te la porta subito. Vero, anche se pure John sapeva che da marzo mancavano reagenti, tamponi e macchinari. Poi c'è anche un deficit strutturale. Insomma, secondo Marsiglio non c'è un problema se tu porti a processare un tampone a Teramo invece che farlo lì sotto casa all'Aquila. Non è vero, secondo i medici invece del territorio, che questo spostamento rischia di far perdere del tempo prezioso. Si aspetta anche una settimana per avere un referto. Comunque il deficit strutturale su tutto il territorio. Abbiamo visto nel Lazio anche delle code chilometriche per farsi i tamponi. Un'idea ce l'aveva avuto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. Già ad aprile scorso aveva detto: ma scusate, c'è il CNR, è un pezzo dello Stato, ha tanti sedi dislocate sul territorio, ho raccolto la disponibilità a mettere in piedi dei laboratori per processare tamponi, ci sono anche i tecnici, ma perché non farlo? Ha scritto al Premier Conte e anche alle regioni, ha risposto solamente il Piemonte. Morra aveva pensato alla sua città, a Cosenza, perché probabilmente aveva visto che lì c'era un particolare bisogno, ma a Cosenza come l'hanno presa? L'idea nasce qui, da questo istituto del CNR, vicino allo svincolo autostradale a 13 km da Cosenza. L'idea del presidente dell'antimafia è di utilizzarlo per processare i tamponi della provincia di Cosenza, a corto di strutture sanitarie e macchinari, così come si potrebbero utilizzare gli altri istituti del CNR nel resto d'Italia. Su 1300 noi abbiamo avuto un'adesione entusiastica da parte di 314 medici, biologi, tecnologi che avrebbero gratuitamente rafforzato gli staff che eventualmente negli ospedali oppure anche all'interno degli istituti potevano immediatamente aumentare la capacità di processamento dei tamponi. Ad aprile risposte da parte delle regioni? Ad aprile, per quello che ci risulta, nessuna, mi sembra maggio, risponde la presidenza della regione Piemonte. Mario Marino è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale e ha seguito la proposta di Morra quando in tutta la provincia di Cosenza c'era un solo macchinario per più di 700.000 persone. Mi piaceva molto perché oltretutto erano un sacco di strumentazioni, un sacco di tecnologie. Cioè, una cosa fattibile. Persone. Sì, però qualcuno ha detto no. Chi l'ha detto? Non lo so. Come, no, lo come non lo sa? Non lo so. Scrivi, non lo so, non lo so. Quindi lei era a favore di questo? Assolutamente di questo, sì. Mi spieghi perché si è fermato? Non lo so. Ma no, dobbiamo parlare solo di questo. Non può trovare risposte laddove non ce ne sono. Quindi dal suo capo dico andiamo. Ma oggi non c'è però. Come non c'è? Non c'è perché è in call conference. Quanti? Ha detto che è impegnato. Il suo capo è il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, la dottoressa Cinzia Bettelini. Con noi non ha mai voluto parlare e al suo posto il capo della task force ci porta dalla responsabile dell'epidemiologia. Che numeri abbiamo adesso? Purtroppo i casi stanno aumentando. Per farle vedere quello che io lo faccio a mano, non ho programmi purtroppo, per fare poi tutta l'attività di isolamento dei casi
e di contact tracing. Ma che significa che lei fa tutto a mano? Noi abbiamo i referti che ci arrivano cartacei, cioè stiamo parlando di 700-800 referti al giorno. Quanti ne ha inseriti fino da quando è iniziato? 5.224. A mano 5.224. Ma questi sono i casi, se lei pensa tutti i referti siamo a 65.000 referti. A dicembre, in piena seconda ondata, a Cosenza siamo messi così. Inseriscono a mano i positivi su un foglio Excel che poi girano ai colleghi che sul territorio dovrebbero fare tracciamento e isolamento dei casi. Il primo dicembre in provincia di Cosenza c'erano 160 ricoveri in ospedale e 4.033 positivi a casa, mentre a metà luglio c'era un solo caso a domicilio. Mario Marino ci porta nella sede del 118, dove all'ultimo piano ha da poco trasferito la centrale che chiama i cittadini con sintomi per fare il contact tracing. Buongiorno Vincenzo, buongiorno. Ed è in questa stanza che fanno il tracciamento dei casi positivi. Qui sono 2, 4, 6, 8. Sì, qua ce ne sono altri 5. Non sono tanti qua dentro. No, stiamo attenti, proprio noi stiamo attenti. Però ringrazio di Dio, fino a noi non abbiamo avuto caso. Condivide con me che qui dentro non dovrebbero stare con me. Ma stiamo trasferendo, domani trasferiamo. Non facciamo, non insistete sulle cose, perché sembrerebbe che noi ci stiamo a cercare i pollici. Giornata solare, voglio smettere di sudare. Andiamo a vedere i frigoriferi dove conservano i tamponi presso una frazione di Cosenza e dove ci rassicura di aver risolto tutti i problemi legati alla loro processazione grazie all'apertura di un nuovo laboratorio nell'ospedale di Rossano sulla costa ionica. Ma funziona il laboratorio di Rossano? È partito. È partito. Quanti ne fate al giorno? 300, ma possiamo col tempo possiamo anche aumentare. Okay? Vabbè, a posto. Grazie. Finita l'intervista, arriva una panda dell'ASP di Cosenza. Scende un uomo con una scatola di cartone aperta con dentro dei tamponi. Ma a Rossano le possiamo portare? Sì, ma da dove vieni? Da Trepesaggi. Ma perché l'hai portato a Rossano? Ha detto no, portiamoli là, non andiamo di quello qua, non andiamo di quello là. Ma questi che sono, i tamponi? Sì. Da dove arrivano? Da? Trepesacce. Sullo Ionio, vicino Simbolo. E perché non li avete portati a Rossano? Lo vedete che non funziona il laboratorio lì? Ma non funziona il laboratorio sì, a Rossano? Funziona o no? Funziona come no, ma ma l'hanno portato dalla Ionica, l'ha portato qua. Che il medico che l'ha detto a lui per venire qua. Ma mamma mia, si è sbagliato di tanto. Si processano lo stesso. Sì, si processano lo stesso, ma dovevano andare lassù. Dove dovevano andare questi? Allora, io di solito porto l'ufficio loro a Cosenza. Ma sono andato a Cosenza? No, il frigorifero non c'è, deve andare da Pugliano. Venga da Pugliano. Perché lo sanno, non lo so. Okay. Ma questi tamponi ogni volta girano sti tamponi? Girano i tamponi e probabilmente non solo quello a chi deve sopportare la cronica inefficienza del sistema sanitario calabrese, eppure vanta professionisti eccellenti. Ora immaginiamo che il nuovo commissario straordinario Guido Longo debba fare un grande e importante lavoro, a cominciare dal fatto di evitare che i tamponi girino, perché poi in quali condizioni girano, viaggiano, è meglio non saperlo, perché li abbiamo visti arrivare dentro scatoloni di cartone aperti. Dovrà dare anche una mano digitale alla povera dottoressa Amalia, che riempie a mano 800 referti al giorno, quando invece la velocità sarebbe fondamentale per dare assistenza a quei pazienti malati che sono a casa. Ecco, il presidente della commissione antimafia Nicola Mora aveva avuto un'idea: perché non ci facciamo dare una mano dal CNR alle sedi dislocate in tutta Italia? Potrebbe processare i tamponi. E invece il capo responsabile della task force anti-Covid di Cosenza ha detto: qualcuno ha detto no. Chi è che l'ha detto? La responsabile della ASL di Cosenza, la dottoressa Cinzia Betellini. Ecco, insomma, l'esperienza ci dice che tracciare velocemente il virus è fondamentale anche per evitare morti. In questa seconda ondata ne abbiamo contati altri 35.000 e gli esperti prevedono una terza ondata. Ecco, per quando arriverà, avremo fatto tesoro dei nostri errori?